Sono stato a mangiare giapponese. E questa è la cifra che ho speso. Com'è successo? Aspetta, ma... Bomba ragazzi, oggi sono un po' così, sono un po' calmo, diciamo. Perché abbiamo deciso di fare questo video un po' particolare per festeggiare i 300.000 iscritti al canale. Siamo molto contenti di questa avventura che stiamo vivendo insieme, noi del team, io, Paolo, Claudio, di tutti quanti e ovviamente anche voi. E quindi abbiamo deciso di non fare il solito versus food, cioè andare a mangiare di quantità, ma di qualità. Quindi siamo al ristorante Io, l'unico giapponese, ristorante giapponese stellato di Milano, dove oggi proveremo, faremo un percorso di assaggi, di menù degustazione. Senti come sono caldo, siamo una sorta di ASMR. Non sarà un versus food, sarà un versus money. Non le mani, versus i soldi. Fermi, non vuol dire che noi siamo qui a far vedere che spendiamo i soldi così. No, grazie a quello che siamo riusciti a mettere da parte nel tempo, abbiamo deciso di provare questa esperienza. Per me, penso per tutti noi al tavolo, siamo io, Paolo, di Seambra, è la prima volta come esperienza in un ristorante stellato e quindi è bello anche raccontare questa esperienza a chi magari non ha la possibilità di andarci. Nulla toglie che mettendovi da parte un po' di soldini magari riuscite a fare questa esperienza e provare tutto. Prima di iniziare il menù, che comunque stiamo aspettando, vi invito a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati e di iscrivervi ai social, dove pubblicherò magari anche qualcosina. Va bene? Ma prima di iniziare, champagne. Allora ragazzi, prima di iniziare ci hanno portato questo piattino sul quale c'era una pillola, una capsula. Hanno versato dell'acqua calda e si è trasformato in una garza per pulirsi le mani. Peccato che non siamo riusciti a firmarla perché non ce l'aspettavamo in realtà. Spettacolare. Voi direte, come fate ad avere il permesso di filmare in un ristorante stellato di Milano? Perché Paolo qui davanti, che ha la faccia come il culo, ha fatto... Lui è un influencer. Lui è un influencer. Sì, vabbè, è vero, però... Abbiamo preso un menù degustazione, il classico, perché sono due menù degustazione qui. Noi abbiamo preso il classico, quello che diciamo ripercorre, come ci ha detto il maître, era un maître, sì, penso sì, la storia di questo locale. Era anche 1,70 m. Forse. E ripercorre un po' la storia di questo locale, tutti i vari piatti che l'hanno reso famoso, e quindi ci sarà un percorso. In realtà noi adesso stavamo scegliendo i vini. È pur vero che in un tipo di ristorante come questo ogni portata richiede un vino, cosa che noi non faremo assolutamente. Anzi, noi optiamo in realtà per il sake. Non è un menù quello dei vini, è una sorta di necronicon dei vini, perché è grande quanto il Signore degli Anelli. Siccome abbiamo ordinato il sake proveniente dal nord del Giappone, ognuno di noi ha la possibilità di scegliere il proprio bicchierino di sake. Grazie mille, vado per questo. E ognuno di noi ha scelto il suo bicchierino di sake. Allora, abbiamo sashimi di ricciola con salsa ponzu. E ci sono degli snack caldi di tofu. Mamma mia. Prendili. Ha una consistenza che non ti aspetti. Sembra croccante a vederlo, in realtà è molto morbido. Assaggiamo la ricciola in salsa ponzu. Molto fresca, molto saporita. Grazie. È arrivato il sake. Tokuya Manajima. Quindi stavo dicendo, è molto fresca, condimento croccante, la salsa ponzu è buonissima. È molto buono. Non sono un intenditore di cucina, quindi dico quello che percepisco. Cosa ti suscita? Sushi. Ta. Ecco, una sorta di biscotto ripieno, molto cremoso, ma col pesce, per farvi un esempio. Salato. Salato, ovviamente, certo. Questo è un sake uggioso, del nord del Giappone. Il chicco del sake è levigato al 60% anziché al 75%. Cioè, ma in pratica cosa vuol dire? Loro hanno un tipo uno strofinaccio e li levigano uno per uno? No, con le cose delle unghie. E praticamente essendo del nord del Giappone, questo sake fa molto freddo nell'Hokkaido. Nonostante si chiama Hokkaido. Hokkaido ma fa freddo. Dovrebbe chiamare Offredo. Offredo. È fatto per tenere caldo, perché là c'hanno gli orsi, c'hanno la neve. Tra l'altro in Hokkaido si mangia l'orso. Prendiamo all'orso. Adesso è arrivato un temaki di alice marinata in alga nori e c'è una ricotta di bufala aromatizzata al wasabi. Va arrotolato ovviamente perché va mangiato come un temaki. Ecco, non voglio rompere l'alga. Sì.
si sente tutto il paese delle meraviglie, dell'Alice, la bufala che non è una bufala, è vera. Voglio passare la mia vita a mangiare crostini di ricotta di bufala aromatizzata al wasabi, ve lo giuro. Ragazzi, veramente, se lo sperma sapesse di ricotta di bufala aromatizzata al wasabi, farei pom tutti i giorni. Il sake è arrivato. Campai. Occhio che brucia. Sì, ciao. Ma che buono. Io hai provato. Vai. Ecco, sono ricresciuti i capelli. Quindi è una nostra kakisu. Kakisu. Un'ostrica poggi della Normandia che viene avvolta da una gelatina che viene fatta con l'acqua stessa dell'ostrica insieme ad anche con il coriandolo. Iniziamo con questa foglia d'ostrica. Okay. È buona anche la foglia. È ghiacciata, è una granita d'ostrica praticamente. In realtà credo che l'ostrica sia qui dentro, sì. Sia dentro l'alga. Andiamo. Scusate, ma sono completamente rapito. È come bere mare limpido. Cioè, una roba spaziale. E ora c'è un gin tedesco che si beve al termine di questo piatto. Per smorzare l'acidità. Ma più che acidità è una freschezza quasi medicinale, ma non come se fosse una medicina, un antibiotico, come se fosse una pianta medicinale. Questo gin in effetti riscalda di nuovo il palato e lo riporta allo stato originale, ma perché mangiando questo piatto la bocca si rinfresca tantissimo. Peraltro l'ostrica era avvolta dentro un'alga e quando si masticava nessun sapore copriva l'altro. Sembro troppo serio, il discorso è che si viene quasi rapiti da questi piatti, non è solo una questione di sapore, di gusto, ma va a intaccare tutti i sensi. È bello da vedere, ha un buon profumo, quando lo mangi ha un ottimo gusto, cioè percepisci proprio tutte le varie sensazioni. Dice, l'udito dove lo metti? L'udito dove lo metti? L'udito è la descrizione del piatto. Quando ti viene descritto il piatto hai una percezione uditiva di quello che stai per andare a mangiare, quindi veramente va a cogliere tutti e cinque i sensi. Il punto è che non sai cosa dire mentre lo mangi perché sei rapito dal sapore. Infatti questo quando lo mangi fai ostrega. Grazie. E io non lo voglio toccare questo piatto. Non lo voglio toccare, è bellissimo. Odora di pescheria, cioè nel senso sa di mare, odora di mare. Vabbè, iniziamo dallo scampo. Con succo di frutto della passione, è un'emulsione di frutto della passione. Qui c'è il pomodoro. E ora il tonno. Ma stiamo scherziamo? L'ultimo rotolo di tonno, prendilo da così com'è, con la foglia dentro e il wasabi sopra. C'era una sequenza da seguire per mangiare questo piatto, un antipasto. Si è passato dallo scampo con l'emulsione di fruit passion, al gambero col pomodoro, al tonno col wasabi scottato. Anch'io sono abbastanza ancora scottato da questo antipasto, perché si passa dalla dolcezza dello scampo, che poverino non ha avuto scampo, al salato del gambero col pomodoro, al wasabi del tonno. Ve la spiego molto semplice. Il frutto della passione è un frutto tropicale. Si va a ritrovare su uno scampo che vive in acqua. Il connubio, queste cose, è come un grande frullato che si ritrovano insieme. Tanto mi sto bombando di sake a manetta. Così aumenti la fantasia. Io non voglio che questo viaggio finisca, ma sentiamo i nostri ospiti. Che ne pensi, Ambra? Che è... Grazie per questa... Il discorso wasabi è molto particolare. Il wasabi che vi portano nei vari ristoranti giapponesi, negli all you can eat, è rafano e senape, che ricorda il gusto del wasabi. Il vero wasabi che c'è in Giappone è tratto da una pianta molto rara che si chiama Wasabia japonesis e ha un sapore, non dico completamente diverso, ma molto più raffinato, molto più saporito e ha un gusto, soprattutto un sapore che non dà fastidio. Campai. Allora, qui abbiamo un rosso dell'uovo su sashimi di calamaro sfrangiato. Sembra un uovo a occhio di bue in realtà, ma il bianco è creato col calamaro e sotto c'è il tipico brodo giapponese, però servito freddo questa volta. Per assaporarlo al meglio bisogna rompere il rosso dell'uovo, eccolo, e amalgamarlo col tutto. È un peccato rompere questi piatti perché sono bellissimi anche da vedere. Bisogna romperlo, devasto, bisogna devastarlo.
L'ultima cosa che una persona si aspetta a questo mondo è che l'unione del mestro della gallina e del calamaro siano la cosa più buona in assoluto. È una roba spaziale. È il rosso d'uovo di quaglia, per questo è così piccolo. Dici che fa brutto se prendo il piatto e ci bevo il brodo? Sto brodo è tipo lacrime di unicorno, cioè una roba... fucking incredible. Maremma bastarda. A Paolo stanno ricrescendo i capelli. No, beh. È stato un video crudele. Vabbè, ma siamo a dei livelli allucinanti, io non me l'aspettavo così. Scusatemi ragazzi, vi chiedo scusa. Voglio vivere con questo sapore in bocca per sempre. Vediamo se succede quello che mi è successo da Gordon Ramsay. Ho pianto, mi sono messo a piangere. I versus food riempiono lo stomaco, questi piatti riempiono l'anima. Quando faccio i versus food dipende, il discorso fame subentra fino a un certo punto. Ti faccio un esempio. Quando ho fatto il versus food delle orecchiette con i cimi di rapa a Bari, era un chilo di orecchiette e mezzo chilo di cimi di rapa in totale. Arrivato a metà ero stanco di mangiare, ma erano talmente buone che mi facevano venire fame mangiandole, capito? Non è il discorso le costine del Roadhouse, capito? Cioè è un piatto di quel posto. Grazie mille, era magico, è una magia. Credo che se nomini di nuovo le costine del Roadhouse qua dentro ti buttano fuori. Stai attento. Forse esplodo io. Questi piatti ti riempiono l'anima. È fantastico. E siamo a metà. Ne mancano 5. Cioè se continuano ad essere sempre più buoni, io non ci arrivo alla fine. Ci hanno cambiato i bicchieri dell'acqua perché essendoci l'uovo all'interno del piatto precedente, le labbra tendono a lasciare il sapore dell'uovo sui bicchieri. Ci hanno cambiato. Grazie. Morte. Campagna. Grazie. Come prima ci viene dato un ordine da seguire da sinistra verso qui, dal basso verso l'alto. Cioè il piatto ti viene messo davanti nell'ordine in cui lo devi mangiare. Ricotta e tartar di gambero. A parte che ho detto ricotta non so perché, è zucchina, ma... che cazzo è? Adesso salmone e granchio reale. Non voglio ingoiare, ragazzi. Allora, si mangia un pezzo di zenzero tra ogni pezzo di sushi per rinfrescare la bocca e non contaminare il pezzo successivo dal sapore di quello precedente. Io, come molta altra gente, lo evitiamo, lo zenzero, perché a me non piace, sa di detersivo. Però Paolo dice che questo è diverso. Beh, un'altra roba. È un escalation. Infatti io adesso ho paura, perché qui c'è il connubio di tutto ciò che mi piace. La ricciola, il calamaro, il tobicco e l'avocado. Cioè, sono tutti insieme. Ho appena mangiato una nuvola, ma non una nuvola linda, una nuvola con qualche scarica di fulmine dentro, perché il tobicco era molto speziato e lascia sulla lingua un sapore incredibile. Mamma mia ragazzi, oh, meno male che non pago io. Paghi te sì. Metà. Fammi vedere la versione di Paolo. Questo è fuori... te l'ho detto illegale. Io, te l'ho detto io. Tonno piccante. È una poesia di tonno. È piccante ma non è piccante. Come cazzo te lo dico? Ragazzi, tonno subito. Io vorrei avere un'altra bocca in bocca come Alien per far paura alla gente. Salmone. Che cazzo ti devo dire? È lievemente piccante, ma proprio il salmone ha un sapore più morbido rispetto al tonno. Io non l'avrei chiuso col tonno, per esempio, il piatto, perché per quanto è buono e morbido e quello che vuoi, comunque ha un sapore molto più forte. Mettendo il salmone alla fine, tu mi ammorbidisci e mi chiudi il piatto con una conclusione adeguata. È una poesia sto piatto. Questo salmone sembra la frase finale di una fiaba, ma vissero per sempre felici e contenti. Questo salmone è una vada kedavra allo zucchero. Adesso abbiamo un uramaki di gambero in tempura con salmone speziato, fiore di zucca e uova di salmone. C'è una salsina sopra in realtà che non so cosa sia. Ecco, di questi ne mangerei un chilo e mezzo, 2 chili. Adesso voglio provare a non intingerlo ma a prendere la cremina che c'è qui. Io ho mangiato 2 pezzi, ne ho altri 2 che mi aspettano, non ho voglia di mangiarli, ma non perché non siano buoni, ma perché significherebbe che io sono arrivato al termine del piatto e non ci voglio arrivare. Sentiamo il parere di Ambra.
C'è una consistenza particolare mentre mastichi, perché oltre al gambero che è in tempura e la morbidezza del salmone, c'è il fiore di zucca che è in tempura anche lui, no? Quindi è una sorta di morbido, croccante, morbido, morbido, croccante. Magari si potrebbe anche non inzuppare perché c'è la sua salsina e tutto quanto, però inzuppandola io mi vado a riprendere il sapore del wasabi che amo. Stavo per dire, Paolo, veniamo una volta a settimana. Noi non sappiamo ancora quanto andremo a spendere. Facciamo una scommessa. Secondo me il totale è 645. 5,70. 5,70, io dico 6,45. Tu scegli la punizione di Paolo. Se Paolo perde, cosa deve fare? Si fa dare un tocco di wasabi qua dai tizi e se lo cala intero. Si cala un pezzo di wasabi puro. Dilis, cosa devo fare io se perdo? Ti rasi come Paolo. Mi raso come Paolo? Partendo dal fatto che non lo farò mai, grazie. Come sì? Sì, perché c'è sempre due capelli in bocca. Amore, quelli non sono capelli. Ok, allora, questa è una triglia cotta su una griglia, fa anche rima, sulla quale viene versato continuamente l'olio per far sì che la polpa resti morbida, ma che le squame diventino croccante. Poi abbiamo dei cipollotti, una crema di jalapenos piccante e una crema di lime. Queste sopra credo siano arachidi. No, sono semi di sesamo, perdonami. L'odore è spaziale. Infatti vedi, sopra è croccante, dentro è morbidissimo. Oddio, le squame croccanti. Il cipollotto, questo cipollotto è ricreato in realtà. No. No, è una roba incredibile. Sono la tachicardia, esplica cosa. Questa cottura che avevo detto rende il pesce morbido dentro e croccante fuori, soprattutto nelle squame che sono molto saporite e salate. La crema di jalapenos è più amarognola e piccante, mentre quella di lime è più dolce, soffice, ha giusto un retrogusto di aspro, l'aspro del lime, che però si va praticamente ad amalgamare col sapore del pesce. E poi c'è la salsa cipollina lì che è, boh, sperma di angelo. Ma scusa, ma tu che squama tifi? Poi in realtà si legge squame. Questa è la peranashi marinata con lo zenzero che serve a rinfrescare la bocca e a togliere i sapori forti del piatto precedente e prepararti alla portata successiva. Allora me la mangio. È una sorta di sorbetto, no? Un sorbetto alla giapponese. Penso che poi se hai mangiato della brace e poi mangi questo, non senti più il sapore della brace. Ha resettato la lingua. Allora, qui abbiamo della carne, dell'asado, mamma mia, impressionante, marinato con la salsa di soia. Poi abbiamo il cardoncello, una tempura di salvia. Tra l'altro il cardoncello, se non sbaglio, affumicato con legno di ciliegio. E salsa di mais, questa è salsa di mais. Di che cazzo stiamo parlando? È l'ultima portata, ragazzi. Vado a tagliare la carne, ma è morbidissima. Paolo, io non lo so. Che dire, ragazzi, questa carne era morbidissima. Io appoggiavo il coltello e si tagliava, capito? Col peso del coltello non dovevo neanche fare forza. Non si può descrivere come sapore, perché tu puoi descrivere un sapore nel momento in cui hai un esempio. Ma quando mangi una cosa del genere, che il tuo corpo non ha mai percepito, che cazzo di esempio fai? Sì, puoi dire era morbido, era agrodolce, è proprio veramente una questione di sensi, quindi è un connubio di sapori. È un altro mondo, è diverso dal farsi riso e pollo, dal mangiare l'olio canito, dalle costine, cioè ho nominato di nuovo le costine. È un viaggio, è un'esperienza ed è bellissimo. Se dovessi fare un versus food di quest'ultimo piatto, quanti ne potresti mangiare? Guarda, è talmente leggera che io penso un milione e mezzo. Ma questo è un pre-dessert, è un tofu marinato nel mirin, che non sa che è dolce, con salsa al caramello, crumble di nocciole e zenzero, crema al caramello e gocce di passion fruit, gelée di passion fruit. Maremma, maremma. Che a me il tofu non piace, ragazzi, eh? Che odore ha? No. Ma te sei scemo. C'è un sapore incredibile all'esterno, che è quello del caramello, della noce, del mirin, che è molto forte, molto d'impatto. E quando vai a mordere, affondi i denti nel tofu, che dentro è freschissimo. Ha una sorta di esplosione di sapore in bocca. Croccante e caramellato fuori, morbido e fresco dentro. È spaziale. Allora, siamo arrivati al dessert. È una exotic sphere, una sfera di cioccolato bianco. C'è il pan di Spagna, fuori un finto crumble di cioccolato bianco e mango. Ora, il punto è che bisogna rompere questa sfera.
Oddio, oddio ragazzi, l'ho intinta nel mango e... Ma mango poco, no, è una magia. Ma a parte che era bellissimo da vedere, per carità. Io non vado pazzo per i dolci, soprattutto per il cioccolato bianco. Però, cioè, insomma, si passava dal croccante al morbido, al polveroso del crumble. Poi c'era il dolce del mango, insomma, aveva un mix di sapori che erano veramente buoni. Il discorso qual è? Che non è che siamo qui per mangiare, no. Siamo qui per gustare, per assaporare, perché questa è un'esperienza, è un viaggio. Tant'è vero che ci siamo seduti alle 13, ragazzi. Sono le 4, sono 3 ore che siamo seduti. Abbiamo fatto questo percorso, questo viaggio bellissimo. E adesso... Abbiamo mangiato la tua nonna. Solo che... 12 persone a testa. È arrivato questo alveare di dolcetti, dal quale io ovviamente attingerò al cioccolato fondente con agrumi, perché io amo il cioccolato fondente. Cioè è tipo esploso in bocca. C'è l'amarissimo del fondente e il dolce aspro dell'agrume che è esploso fortissimo. Ragazzi, ho ordinato il caffè, adesso non ci resta che aspettare il conto. Allora ragazzi, è arrivato il conto. Dovete prima io. Abbiamo fatto una scommessa io e Paolo, ha vinto Paolo, ma io non pagherò assolutamente pegno. Te lo concedo. Grazie Paolo. Anche perché si era detto che non era valido. Anche perché io non avrei pagato il mio. Appunto. Una volta all'anno bisestile si può fare, quindi una volta ogni 4 anni si può, non mangi fuori per 4 anni. Se questo video vi è piaciuto sarò molto contento, siamo molto contenti, anche perché insomma ci abbiamo investito. Non vi aspettate mai più un video del... Sto scherzando. Se vi è piaciuto potremo provare altre volte in futuro, se gli astri sono allineati e c'è Mercurio nel segno dello Scorpione, che tutto combacia, magari provare a portare altre esperienze di questo tipo, se vi è piaciuto. Altrimenti si va avanti a costine, non c'è problema. Ragazzi, ripeto, se vi è piaciuto, e lo dico per la quinta volta, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere a zii, cugini, parenti, compare, nipote, tutto quanto, pure ai chef stellati che dicono cazzo è merluzzo, giustamente. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so quanto spenderò e manco lo farò. Fermo, non skippare, no, perché ti devo dire una cosa. Vedi questi rettangolini che ci sono ancora sul video, con dei video vecchi, no? È un inception di video, è un video in un video, e te ci clicchi e vai ai video vecchi e li guardi perché non li hai visti, vero?